Firenze.com è qui con Andrea Caraceni, amministratore delegato di CFO SIM, che in questi giorni ha annunciato un'importante acquisizione nel settore della consulenza finanziaria. Dottor Caraceni, ci può parlare di questa operazione? Certamente. Noi abbiamo avuto un lungo colloquio con il gruppo UBI, di cui siamo in rapporti di grande amicizia, e siamo riusciti, dopo circa un anno di trattative, a concludere finalmente l'operazione di acquisizione della loro fiduciaria dinamica, la UBI Gestioni Fiduciarie SIM. Questa società è una società che ha 1,7 miliardi di patrimonio netto, ha circa 230-240 clienti, ha circa 430 milioni di masse e rappresenta nell'ambito del novero delle fiduciarie dinamiche la prima e leader di mercato, e prima per quel che riguarda la dimensione media dei clienti, circa 1,9 milioni masse di 1,9 milioni euro per cliente, mentre invece è seconda per dimensioni assolute, quindi stiamo parlando di masse assolute e numero di clienti in termini assoluti. La logica di acquisizione della di gestione fiduciaria SIM è quella di acquisire all'interno del gruppo CFO, che ricordo un family office che è che sviluppa attività di SIM indipendente sul territorio nazionale, aggiunge anche l'attività di fiduciaria. La fiduciaria dinamica rispetto alla fiduciaria statica ha un grosso vantaggio, che è il vantaggio di non dover dichiarare, quando apre un conto presso una banca, il beneficiario economico. Ecco, dottor Caraceni, ci può dare dei numeri legati a questa operazione? Sì, come dicevo prima, le dimensioni della società sono circa i 400 milioni di masse e il numero di clienti circa 200-230, ma la dimensione media del cliente, che è la più importante, che è circa 1,9 milioni euro per cliente, che la rende compatibile e coerente con la nostra attività di family office, quindi con clientela medio-alta. Grazie, dottor Caraceni, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi. Perfetto.